Bova Marina, l'Istituto Superiore Euclide, non solo è un centro importantissimo, uno dei più importanti dell'area grecanica e della provincia di Reggio Calabria per l'educazione degli alunni, ma anche per la formazione dei docenti, come il corso di aggiornamento di quest'oggi che sta raccogliendo e che ha raccolto più di un centinaio di docenti provenienti da tutta l'area. Si parla di valutazione, ma di valutazione del sistema di istruzione nazionale. Cioè, com'è cambiato anche il modo di insegnare, il modo di rivolgersi agli alunni nel corso del tempo e come ci si dovrà rivolgere in futuro anche con l'inserimento e l'introduzione di nuove tecnologie all'interno proprio del sistema di istruzione? Sì, in particolare stasera trattiamo della valutazione del sistema nazionale di istruzione, quindi stiamo esaminando con i docenti presenti in sala, 130 docenti circa, la direttiva del MIUR che presenta dei nuovi modelli di autodiagnosi e di autovalutazione delle scuole, proprio per esaminare e analizzare quelli che sono i processi organizzativi delle scuole. Processi organizzativi delle scuole che chiaramente intendono perfezionarsi e rendersi, diventare più efficienti per raggiungere quelli che sono gli standard di apprendimento a livello nazionale e quindi garantire il successo formativo per ogni alunno. Effettivamente vogliamo porci anche al centro di una rete organizzativa con gli istituti comprensivi presenti sul territorio e quindi in particolare con l'Istituto Comprensivo di Bova Marina Condofuri e con l'Istituto di Brancaleone, con i quali abbiamo costituito una rete affinché possiamo condividere sia il percorso formativo degli alunni sia anche un percorso di formazione dei docenti stessi. Questa è una prima tappa che va ad esaminare appunto quali sono i suggerimenti dati del MIUR per l'autovalutazione di istituto, per poi passare ad altre tematiche che riguardano pienamente la didattica per competenze e quindi anche la valutazione per competenze. Degli istituti superiori che sono sempre più autonomi non solo a livello didattico ma anche economico tra le tante e quindi degli istituti che si devono adeguare ai tempi che corrono. Per esempio tra qualche giorno ci sarà un open day in cui verranno presentati a chi vorrà partecipare tutto ciò che l'istituto propone e proporrà negli anni prossimi. Sì, ormai è una pratica, è una consuetudine di tutti gli istituti, quindi non è solamente una nostra prerogativa, ci mancherebbe. Comunque sì, giorno 7 febbraio la nostra scuola sarà aperta ai genitori, alle famiglie che vorranno conoscere meglio l'offerta formativa della nostra scuola. Del resto le attività di innovazione della didattica sono parecchie nel nostro istituto, che comprende il liceo, innanzitutto il liceo storico su questo territorio, ma anche gli altri indirizzi, tra cui l'indirizzo alberghiero, che ha una sua rilevanza importante sull'area grecanica e che attira l'attenzione non solo del territorio ma anche delle varie organizzazioni e associazioni presenti su questo territorio stesso. Quindi sicuramente invito le famiglie a visitare la nostra scuola e la nuova offerta formativa del liceo, che presenta due fondamentali aree: l'area biomedica per tutti i ragazzi che vogliono approfondire le scienze e la fisica per poter poi accedere a quelle che sono le materie mediche, quindi infermieristica, odontoiatria, e l'altro filone essenziale che è quello del diritto, per coloro i quali invece hanno un interesse più specifico verso la giurisprudenza. Diciamo che questa è fondamentalmente la struttura importante, oltre alle varie attività sportive, ricreative che l'istituto permette. Come vede, lei è un istituto grandissimo che permette veramente di fare tanto. Comunque ci premevo a sottolineare questa rete bellissima che abbiamo costituito con gli istituti comprensivi del territorio, perché bisogna costruire un curriculum verticale di qualità che parta dalla scuola dell'infanzia per finire alla scuola superiore, articolato su competenze. È finito il tempo dell'autoreferenzialità delle scuole e con le colleghe è ben chiaro questo concetto.